Irene è nata nel 2008, il suo percorso è stato come diciamo normale, e finché all'età di 18 mesi abbiamo notato che cominciava a fare molte fatica nell'alzarsi oppure mettersi a terra e a fare tante cadute, cioè succedevano delle cadute anche un po' che ci lasciavano di stucco, e quindi abbiamo capito che bisognava fare dei controlli e quindi siamo arrivati ad avere una diagnosi che è stata quella della SMA. Lei ha avuto la SMA 3, cioè come diagnosi, e praticamente stava in piedi e fino all'età di 6 anni percorreva circa 15 passi, poi si stancava, però quando aveva un tavolino magari dove si appoggiava e stava in piedi giocando con le cose che aveva sul tavolino, ci stava anche 2-3 ore. E infatti siamo stati seguiti qui a Bologna all'ospedale Berlaria, dove comunque la dottoressa Pini già ci seguiva da tempo e ci aveva anche comunque già preparato anche a tutte queste questi peggioramenti che ha avuto. Sì, abbiamo imparato un po' a gestire la situazione, in quello che succedeva, perché non è proprio semplice, anche se te la spiegano, a parte che c'è sempre una certa diciamo titubanza nel crederci, perché speri sempre che vada meglio, invece purtroppo cioè, quello che dicono sia vero. Al centro SMAQUA di Bologna ci hanno sempre seguito molto bene, sono sempre stati molto presenti e non ci hanno mai abbandonato, ci hanno molto rassicurato e è stato un bel supporto, ecco, diciamo. Yeah. Ci siamo sentiti come se entrassimo in un'altra grande famiglia, ecco. Non è un discorso paziente-dottore, ma è più quasi un rapporto di amicizia che ci si viene a instaurare, perché si è molto legati a questa cosa qua.